saprei definire il mio rapporto con l'argento, forse non lo so, qualcosa di carnale, di passionale, ho la fortuna di fare un lavoro che ho scelto di fare, per cui trovo veramente piacere quando riusciamo ad ottenere un certo tipo di risultato, è un piacere fisico che si prova. Siamo nati prima come artigiani che prestavano la propria opera a conto terzi. Ci siamo man mano organizzati per renderci sempre più autonomi e adesso realizziamo prodotti finiti. Io nasco cesellatore, però poi per esigenza personale, professionale, nel tempo ho imparato e mi occupo di tutte le fasi della lavorazione. Quindi io stesso curo la fase di progettazione, di realizzazione, seguendo tutte le varie fasi, dal montaggio alla finitura, al cesello. Questa è detta la zona dell'argenteria vecchia, perché in questa zona ci sono tracce di argenteria di sinistra del 1500. Adesso artigiani ce ne sono molto meno, però in questa zona nel 1700 Palermo faceva 70.000 abitanti, in questa zona operavano 480 botteghe, quindi c'era tutta la filiera. Ed è una zona molto importante perché chi ha appunto necessità di realizzare un qualcosa di argenteria sa che in questa zona trova le persone capaci a fare questo, e quindi per noi questo è un punto di riferimento indispensabile. Io sono Benedetto Gelardi, nasco come cesellatore e mi occupo della realizzazione di oggetti sacri e profani e anche del restauro degli stessi.